Buongiorno a tutti e bentornati nella cucina di Imperia TV. Saluto qui vicino a me Renato Grasso, del ristorante Santa Caterina di Buongiorno. Varazze. Ciao Renato. Buongiorno. E saluto la nostra Giovanna. Ciao a tutti, Ciao buongiorno. Giovanna. Ah, vedo che qui hai davanti del pollo. Sì. Che farai come? Volevo fare praticamente una pizza aiola col pollo, Col col pollo, non col forno, ma col pollo. pollo. Ok. Quindi qui c'è un filetto di pollo, lo Sì. vado a scalopare, Scolpare vuol sì, a dire renderlo un po' più più sottile. sottile. Quindi diventano tipo tre Sì, fettine tre da fettine, facciamo questo tre filetto. fettine. Ecco qui. Adesso a questo punto qua bisognerebbe passarlo nella farina. Ma No? Io sono contrario a fare vedo quei che tu usi pastoni. sempre poca, infatti, farina. Quindi Preferisco metti. farlo così, metto un po' di olio. Siamo. Ecco qui. Olio Dritto, del dritto, Cassin. dritto. Olio di Gianni, eh? Adesso facciamo L'olio scaldare bene, buono. bene la padella. Ecco. Quando la padella è bella calda. Buttiamo. Quindi le metti così. Proprio Sì. solo un filo d'olio e metti le trafettine. Ecco qui. Tutto al più, perché non è che ci fa male, non ci vuole, però Ci vorrebbe la farina, ma non ce la mettiamo, non ci vorrebbe il burro. ci mettiamo un po' del mio Quindi fai sale. delle, ecco, un po' del tuo sale, che l'altra volta non è, per far contento il telespettatore hai usato dell'altro sale. Eh sì, perché quel signore lì mi ha detto che, Tu usi solo il tuo, eh sì, mi ha ma detto, tu ma devi dire, chi non ha sale di Renato deve andarselo a comprare. ah, ecco, Hai ancora meglio, capito? sì, ancora meglio. Non hai detto male, Certo. eh? Non hai detto Mangia bene. male, assolutamente. Vedi che belle? Sì. Vedi che Senza belle? bruciolite. E se, ci metto appena appena di aglio adesso, guarda, quanto ne metto. Proprio Un goccino, vada niente. ancora un po'. Ti piace l'aglio, eh? Ma sì, a me piace tutto, Poi ci guarda. metto i pomodori. Pomodori che te li hai preparato già Sì. tagliato. Due E i caperini, capperi. due caperi. E adesso ci mettiamo anche due Ecco. olive taggiasche, cosa dici? Ma sì, io dico che Bastano stanno bene. quelle lì, dai. Poi Perfetto. ci mettiamo, adesso ti faccio vedere, qui ci mettiamo ancora perché questo va un po' forte, Cosa sta aggiungi? andando un po' forte. E se va forte noi la calmiamo, eh. E che cavolo, Ci aggiungi un po' aggiungiamo. d'acqua. Ecco Aggiungiamo un po' di acqua e la calmiamo. qui. Va bene, mentre cuoci io Perché chiedo posso anche a abbassarlo Giovanna un che attimo, eh. cosa abbiniamo a questo filetto di pollo. Allora, ci abbiniamo il rossese della ditta Il Cascin. Il rossese è un'uva la cui coltivazione si è affermata nei nostri territori dal XIX secolo, anche se ne conosciamo già e ne troviamo già alcune menzioni nella Pomona di Gallesio, quindi una cosa più antica. Però diciamo che essendo un'uva che necessita di un particolare terreno, lo preferisce in effetti marnoso, quindi friabile, in dialetto ligure lo sgrutto, cioè sgretolabile. Questo perché? Perché questo fa sì che si evitino e si prevengano le difficoltà dovute all'umidità dell'uva. In effetti questi vitigni hanno una media di vita non superiore a 45 anni, anche se troviamo alcuni vitigni addirittura vecchi di 120 anni, quindi molto particolari. È un vino rosso rubino intenso che presenta sentori erbacei, di macchia mediterranea e di fiori e frutta. In bocca è poco tannico e adatto a far risaltare un piatto come il nostro, della tradizione e molto, diciamo, se vogliamo, semplice, casalingo, però anche molto piacevole. Grazie Giovanna. A Nel voi. frattempo io ho aggiunto un po' Del di, piccante, ho sì, visto. e poi ci ho messo l'origano con una brugia, eh? E adesso un po' di Adesso ci ho prezzemolo. messo un po' di prezzemolo. Su cui stai facendo asciugare praticamente Sì, la faccio un l'acqua, po' no? asciugare un attimo. Ma comunque ci sta Quindi bene così. farina niente Niente, proprio. niente. Ma c'è un po' la mania, no? Sì, no, ma so che tu non ami molto la Perché, farina, però di solito magari metti eh. No, ma un po' di la farina ci sta. Sì, spolverata. ci sta bene, appena appena di farina, però. Sai perché? Sì. Ti fa la bagnetta, la crema, no? La cremina. A me piace così, guarda. Prendiamo la bottiglia di vino vicino alle scaloppe, le andiamo ad assaggiare, diciamo a tutti voi buon Buon appetito. appetito.